vedete sono circondata da tutta questa carta oggi. Allora, vi farò vedere uno per uno appunto tutti questi oggetti. Li conoscete già, tra parentesi, o sono nuovi? E appunto vedremo il loro utilizzo. Alcuni sono piuttosto, si spiegano da soli, come questo, però ecco, vedremo tutti uno per uno in dettaglio. Allora, partiamo proprio dal rotolo di carta igienica, ok? Quindi questo si chiama rotolo di carta igienica. Carta igienica proprio perché si utilizza in un contesto ovviamente in cui l'igiene è importante, no? Si utilizza nel bagno, quindi. Allora, questo è, tra l'altro, questo rotolo, se entriamo nei dettagli, è un rotolo piuttosto, la carta, a fini dimostrativi, ecco già questo, come dire, va contro quello che volevo dirvi, ma la carta, come vedete, è piuttosto resistente, è un bel rotolo, possibilmente abbiamo, come dire, abbiamo la classificazione dei rotoli in la carta da, diciamo, 2 veli, 3 veli o 4 veli, questo probabilmente è 3 veli, non è male, piuttosto resistente, anche delle piccole decorazioni. E quindi questo lo utilizziamo nel bagno, se appunto non lo sapevate già, quindi è nel bagno. Allora, vi dico ovviamente, sembra che ho scoperto l'America con questo, l'acqua calda, come diciamo, scoprire l'acqua calda è quando vi dico qualcosa che conoscono già tutti, ok? Quindi scoprire l'acqua calda, che è una cosa ovvia, ok? Adesso dove butto questo? Oh, allora, poi abbiamo questo rotolo in realtà noi qua siamo in Inghilterra ed è un rotolo che si utilizza molto. In Italia non l'ho visto parecchio, però è un rotolo che si utilizza a fini commerciali soprattutto, noi l'abbiamo qui in casa, però si utilizza soprattutto nei pub, nei caffè, nei ristoranti e non è molto assorbente, come vedete è molto leggero, soprattutto sono 2 veli, possibilmente 2 veli, ed non è neanche tanto assorbente appunto. E si utilizza per asciugare delle superfici, è un, come dire, un rotolo multiuso, ok? Multiuso. Ma cosa succede? Adesso qua lo vedete che è già iniziato per farvi paragone con questo, che vedremo tra poco. Però guardate com'è quando è pieno. Questo è il rotolo pieno, guardate com'è grosso, ok? Quindi saranno circa, io direi, almeno 150 fogli, ok? E questo rotolo si può utilizzare in 2 modi, si può utilizzare da qui, però non lo apro ancora, non lo apro, per adesso è chiuso il rotolo. C'è una tattica che appunto, vedete da qua, vediamo un attimino da qui, sì? C'è questa tattica, cosa si fa? Come al solito sono sempre la più naturale in queste cose, vero? Allora, vi faccio vedere. Ce la facciamo? Sì, mi sa che... Ok, guardate, Allora, adesso ho tirato via, più o meno. Allora, come vedete, più o meno, allora, vedete, dal centro, si può utilizzare dal centro, quindi si tira su, appunto, la carta di cui appunto si ha bisogno, oppure nei caffè, nei ristoranti, quando andate al bagno, per esempio, in quelle con gli asciugatori automatici, o ci sono quelli, o ci sono appunto, ci sono i rotoli, no? E quindi ve lo mettono così e tirate giù dall'alto, ok? E nei caffè, nei pub, così, a volte dietro il balcone, hanno proprio questi rotoli che tirano giù solo la carta di cui hanno bisogno e appunto dal centro la tirano, non appunto dai lati, ok? E questo per il rotolo, che qua si chiama il blue roll, ok? È il rotolo blu. Allora, è in genere fatto di carta riciclata, quindi ha parlato appunto del blue roll. Adesso mi muovo, guardiamo questo. Allora, questo in inglese è un semplice kitchen roll. In italiano questo si chiama Scottex, ok? Si chiama Scottex dalla marca di Scottex, ok?
ed è un rotolo che rispetto al blu roll ovviamente ha molti meno fogli, è più assorbente però, è più assorbente, quindi si può utilizzare anche come un tovagliolo anche a tavola, cioè si fa così, si mette, però in genere è utilizzato per quando per esempio si versa per sbaglio acqua, vino, quello che è sulla tovaglia, quando si mangia oppure c'è appunto per errore, ecco, quindi si asciuga, si utilizza proprio per asciugare le superfici, ok? Quindi questo è l'utilizzo del rotolo ed è utilizzato soprattutto in cucina. E poi abbiamo questi, come dicevo, lo Scottex si può utilizzare anche come tovagliolo, così, e poi si mettono sulle posate, però questi in realtà sono tutti utilizzati, quindi questi sono proprio tovaglioli di carta, si chiamano, ok? Quindi tovaglioli di carta, tovagliolo. Come sapete la tovaglia è quella che si utilizza proprio per coprire la tavola quando si mangia. Però ecco, questo si utilizza proprio per appoggiare le posate sopra e per proprio asciugare, per pulirsi la bocca durante il pasto. Diciamo quello strato in più tra appunto la posata e la tovaglia, ok? E quindi questo è tovagliolo di carta, però potrebbe essere anche un tovagliolo di tessuto, ok? Questo è un tovagliolo di tessuto, questo è un probabilmente cotone, sì, è cotone questo, e si può utilizzare anche il tovagliolo di tessuto. Però ecco, noi utilizziamo soprattutto tovagliolini anche si dice, specie se sono come questi, che sono piccoli. Questi sono tovaglioli di tessuto e il vantaggio è che ovviamente si utilizzano diverse volte, quindi si possono appunto, sono riutilizzabili. Ma lo svantaggio è che bisogna lavarli, ovviamente, quindi vanno lavati quando sono sporchi, ecco. E, però ecco sì, noi non li utilizziamo tanto proprio perché sono un po' pigra e non mi va di lavarli, quindi utilizzo tovaglioli di carta. Però ecco, questi sono più, teoricamente sono un pochino più ecosostenibili, ovviamente, perché basta lavarli e si riutilizzano. E poi passiamo a come, ah no, passiamo a questo, passiamo al panno di microfibra. Questo si chiama panno di microfibra e a me piace molto utilizzarlo per esempio, si può utilizzare per asciugare le superfici, però a me piace utilizzarlo soprattutto per pulire i vetri, superfici che sono molto riflettenti, perché non lascia residui. Quindi è un panno molto, molto buono proprio per utilizzarlo per superfici splendenti, per superfici che devono appunto riflettere la luce, proprio perché non lascia residui al pulire. E poi va bene anche per fare la polvere, perché è proprio, come dire, piuttosto elettrostatico e la polvere la tira su, ok? Come si dice, la tira su molto a livello informale, quindi prende proprio la polvere. E in quel modo la polvere non vola. Quando per esempio si utilizza anche la carta, tipo anche uno Scottex per esempio per fare la polvere, in genere vediamo che la polvere vola dappertutto e non rimane tanto sullo Scottex. Invece se utilizziamo la microfibra, allora rimane su e quindi in quel modo è molto più facile anche pulire, ovviamente. Quindi questa è la microfibra. E viene in genere di colori diversi, sono sempre molto colorati i panni in microfibra, se avete notato. Quindi questa si chiama microfibra. E poi abbiamo due tipi di fazzoletti di carta, ok? Allora abbiamo i fazzolettini di carta in pacchetto, questi sono molto utilizzati in Italia e non sono molto utilizzati al di fuori. Questi invece, questi si chiamano Kleenex in italiano, si utilizza proprio il termine dalla marca Kleenex, che è una marca americana se non mi sbaglio. Non sono così utilizzati in Italia, invece sono molto più utilizzati all'estero e sono in genere un pochino più come qualità, la qualità dei Kleenex è una qualità un pochino più bassa, più economica rispetto alla qualità del fazzoletto di carta nel pacchetto.
che in genere, vedete, è molto più resistente, molto più, sì, molto più resistente. È un quattro veli, molto probabilmente questo è un quattro veli. Il Kleenex è due o tre veli. Questo è un tre veli perché è un Kleenex, danno anche, sapete, li magari aromatizzano, fanno magari, mettono l'aloe, oppure dicono, ah, questi danno il balsamo, tutte queste. E questi sono, la tipologia morbida, ok? Sono morbidi questi, sì, effettivamente sono morbidi, anche perché vi irrita il naso, ovviamente, se non sono morbidi, no? E io ho questa abitudine, io ho l'abitudine, tra l'altro, molto una brutta abitudine di lasciare sempre i fazzoletti in giro. E quando non voglio, quando non mi ricordo di non lasciarli in giro, li metto in genere qua sotto, sotto la manica. Oppure li metto appunto, faccio una tasca, qua la tasca, li metto anche qua, li metto, cioè li metto un po' dappertutto, però ovviamente quando mi ricordo, perché in genere sono in giro dappertutto e James mi deve sempre, Francesca ha lasciato i fazzoletti, che ne so, dappertutto, proprio li lascio, no? E non è il massimo ovviamente, anche a livello estetico, ecco. Allora adesso riassumiamo con questo gioco indovinello. Li ho messi qui tutti sulla tavola. E vi chiederò uno per uno e voi mi indovinerete di che oggetto sto parlando, di che tipo di carta si sta parlando qui. Allora, partiamo da questo. Che cos'è questo? È un tovagliolo di carta o un tovagliolino di carta, esatto. Allora passiamo a questo. Cos'è questo? Esatto, è un tovagliolo di stoffa, ok? Allora adesso andiamo a questo. Cos'è questo? Beh, in realtà vi dovrei dirvi entrambi. Cosa sono questi? Questi sono, esattamente, sono fazzoletti di carta, ok? Fazzoletti di carta. Questo viene dal pacchetto, se vi ricordate, il pacchetto in genere con 10 fazzolettini, e questo invece è il Kleenex. Però ecco, sono tutti e due fazzolettini o fazzoletti di carta. E poi abbiamo, cos'è questo? Questo qui è un foglio, un rotolo di carta igienica, va bene, ok? Il rotolo di carta igienica. E carta igienica quindi. E poi abbiamo questo, cos'è questo? Esattamente, questo è lo Scottex, ok, questo è lo Scottex. E poi cosa ne ho parlato? No, questo qui, cos'è questo qui? Questo è il panno microfibra, esattamente, panno microfibra. E infine questo è il blu roll, il rotolo blu, ok? Quindi allora abbiamo finito per oggi la nostra lezione, spero che vi sia piaciuta, spero che l'abbiate trovata utile e allora ci vediamo nel prossimo episodio, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!